L'articolazione logica del nostro argomento si pone ora l'esigenza di mettere a confronto tra loro i due poli di questo rapporto. Da un lato l'Italia preromana sarà l'argomento della nostra seconda lezione, dall'altro Roma arcaica fino al IV secolo, fino all'inizio della conquista, e sarà l'argomento della terza lezione. Quindi rivolgiamoci ad esaminare la situazione dell'Italia antica prima della conquista romana. Quando parliamo di Italia antica, intendiamo parlare soprattutto, esclusivamente in questa fase, dell'Italia peninsulare, escludendo quindi a nord la pianura del Po ed escludendo le grandi isole, che tecnicamente non fanno parte dell'Italia antica. Le aree principali, quindi, che ci interessano sono la Magna Grecia e la Campania a sud, cioè la zona che è stata investita, come abbiamo visto, precocemente dalla colonizzazione della Greca, dalla Campania, Cuma, fino appunto alla Sicilia, l'Etruria e il Lazio, nell'Italia centrale tirrenica, cioè delle due aree, come dire, più precocemente acculturate, quelle che per prime non tanto entrano in contatto con i greci, ma sono a un livello, diciamo, di sviluppo delle forze produttive e culturali tali da permettere l'immediato o quasi accoglimento di strumenti culturali dell'importanza dell'alfabeto. L'area appenninica, di cui abbiamo già detto che viceversa è quest'area, la dorsale appenninica che attraversa tutta l'Italia, dall'Umbria fino alla Calabria, che è una zona, diciamo, tra virgolette, di sottosviluppo, zona montana, con vocazione agricola, molto marginale, soprattutto, come vedremo, con economia di tipo pastorale, transumante, una zona cioè che si presenta non urbanizzata. E quindi dalla Sabina a nord, Abruzzo, cioè l'attuale Calabria, al sud, e infine verso l'area centrale, centro-orientale della penisola, più a nord, l'Umbria, che solo in parte corrisponde all'Umbria moderna, comprende anche parte delle Marche, e la Gergallicus, che è l'area, diciamo, delle attuali Marche, soprattutto le Marche settentrionali, e della Romagna. Nella carta che ora presento, vediamo la divisione dell'Italia che è stata creata da Augusto, siamo quindi al passaggio dell'era, diciamo dopo il 12 avanti Cristo, e che in qualche modo è il primo momento in cui l'Italia viene, come dire, in cui in Italia si consolida una divisione che poi è alla base di quelle che saranno le future regioni dell'Italia moderna. È da qui che dobbiamo partire perché è per la prima volta, in qualche modo consolidata in modo, geografico questa, divisione. Vediamo appunto le 11, regioni dell'Italia Augustea che arrivano appunto a nord a comprendere anche la pianura padana. E evidentemente la regione prima al centro è il Lazio e la Campania unificate perché appunto culturalmente omogenee. Le altre regioni sono appunto la Puglia e la Calabria, cioè l'attuale Puglia, la Lucania e il Bruzio, attuale Basilicata e Calabria, Lazio e Campania al centro-ovest, il Sannio che comprende grosso modo Abruzzo Molise ma anche la Sabina, il Piceno grosso modo Marche meridionali e Abruzzo settentrionale, l'Umbria che comprende parte dell'Umbria attuale alla sinistra del Tevere, parte delle Marche settentrionali, l'Umbria attuale a destra del Tevere fa parte in realtà dell'Etruria. L'Etruria che comprende non solo la Toscana, ma
ma anche appunto parte dell'Umbria attuale con Perugia, per esempio, e parte dell'Asia settentrionale, grosso modo la provincia di Viterbo, e infine la zona più settentrionale, l'ottava regione l'Emilia, la nona la Liguria, la decima Venezia e Istria, l'undicesima la Transpadana, cioè grosso modo la Lombardia e il Piemonte. Bene, questa divisione ci dà conto in qualche modo della situazione quando la conquista romana ormai è avvenuta da tempo. È un consolidamento basato sulla tradizione. Queste province prendono, queste zone, queste aree prendono tutto il nome di antichi popoli preromani. Allo stesso modo, Augusto creò, siamo negli anni fra il 12 e il 7 a.C., una divisione della città di Roma in 14 regioni. Con Augusto siamo all'inizio dell'impero, in una fase in cui in qualche modo si sistematizza, si consolida definitivamente appunto la divisione della città e dell'Italia in zone ben distinte e quindi in qualche modo il processo è ormai da considerarsi concluso. Questa carta invece rappresenta la realtà dei popoli, delle popolazioni dell'Italia antica, come noi possiamo ricostruirla in base ai dati letterari e archeologici. Quindi presenta convergenze, ma anche divergenze rispetto alla carta augustea dell'Italia, che ovviamente costituisce una forma un po' astratta di una realtà ovviamente più complessa in quanto è una realtà mobile. Voglio dire che nel corso della storia non sempre queste popolazioni hanno occupato gli stessi luoghi, ci sono stati spostamenti, espansioni, riduzioni e quindi è ovvio che la carta augustea in qualche modo costruisce un'astrazione. Qui siamo davanti a una realtà diciamo, che corrisponde al periodo anteriore all'inizio della conquista romana, dove ritroviamo le stesse aree che adesso discuteremo una per una. Ovviamente la parte meridionale dell'Italia, diciamo le attuali Calabria, Basilicata, Puglia e Campania anche, che costituiscono l'area investita direttamente dalla colonizzazione greca. Non entriamo in dettagli, ma insomma colonizzazione che come sappiamo inizia alla metà dell'VIII secolo con la fondazione di Cuma e poi si svolge soprattutto nel corso dell'VIII e VII secolo a.C. Abbiamo già visto l'importanza che questo impatto della colonizzazione greca ha avuto sull'Italia antica preromana, proprio nel senso di un dominio che non è soltanto ovviamente un dominio culturale, tecnico e anche militare, ma che porterà poi appunto a una profonda ellenizzazione dell'Italia che noi cogliamo naturalmente sia sul piano archeologico, presenze di materiali, di oggetti greci, ma soprattutto sul piano della, direi, alfabetizzazione dell'Italia. L'introduzione dell'alfabeto greco, occidentale e euboico da Cuma a Roma e in Etruria ha un significato storico enorme, che travalica abbondantemente il mondo antico. Basti pensare che questo alfabeto greco, modificato per adattarsi al latino, costituisce ancora oggi l'alfabeto delle lingue moderne, europee e dell'America. Voglio dire che, in fondo, senza saperlo, ancora oggi noi scriviamo in alfabeto euboico. Cioè, la cultura scritta dell'Europa e dell'America moderne, e non solo di queste, naturalmente, sono il risultato di questo rapporto culturale tra le prime colonie greche d'Occidente e Roma. È un fatto di importanza storica straordinaria che ci mostra come in fondo la storia antica è strettamente collegata alla storia moderna e non è possibile stabilire delle rotture e degli poli di interesse perché si tratta di una corrente continua che ci riguarda direttamente. Più a nord, vediamo appunto la situazione della Campania. La Campania corrisponde grosso modo alla regione
odierna dello stesso nome, con una differenza, cioè che la parte meridionale della Campania attuale, cioè la provincia di Salerno, in realtà faceva parte della Lucania antica, non della Campania. Però, grosso modo, è un'area molto precocemente acculturata, molto precocemente colonizzata dai greci, in cui si sviluppa una popolazione, i campani appunto, che hanno in Capua la loro principale città, e questa città di Capua avrà una rilevanza sostanziale per la storia di Roma. Capua è la seconda città d'Italia, quasi forse potremmo dire la prima città d'Italia, accanto a Roma, naturalmente, e in questa polarità Roma-Capua praticamente si è svolta all'interno di questa polarità gran parte della storia della conquista romana di IV secolo fino al III, quando, come sappiamo, Capua tradì Roma passando dalla parte di Annibale, e questo creerà appunto una gravissima crisi nello Stato romano-italico. Capua è sempre vista come la più grande, la più bella, la più ricca città d'Italia, più di Roma, dagli stessi romani, dallo stesso Cicerone, per esempio. Quindi questo spiega perché Lazio e Campania saranno poi unificate in un'unica regione d'Augusto, la Reggio Prima, che riflette proprio questa unità che inizia già alla metà del IV secolo, quando Capua è inserita nell'alleanza con Roma. I campani, campano è l'aggettivo di Capua, significa gli abitanti di Capua e del suo territorio, quando i campani appunto sono inseriti in alleanza con Roma, ricevono la cittadinanza romana, probabilmente all'inizio senza diritto di voto, poi optimo iure, soprattutto ovviamente le aristocrazie campane, e proprio nel rapporto tra il Senato e l'aristocrazia campana si gioca poi tutto il seguito della storia dell'Italia centrale. L'Etruria e il Lazio seguono verso nord. Il Lazio ovviamente anch'esso ha una storia complessa, nel senso che il Lazio prima è un'entità più ridotta, soprattutto la pianura compresa tra i Colli Albani e il Tevere. Oltre il Tevere siamo già in Etruria. A sud dei Colli Albani c'è una zona che sarà occupata da popolazioni come i Volsci, che poi sarà inglobata da Roma, e una zona che si chiama Latium adiectum, cioè il Lazio aggiunto. Quindi anche, come dire, queste aree tendono a ampliarsi e ridursi a seconda delle epoche storiche, quindi è difficile darne una definizione univoca. In ogni caso, è evidente che questa è un'area che molto presto subisce l'influenza greca, l'abbiamo visto parlando dell'alfabeto, ed è un'area ricca, diciamo importante dal punto di vista agricolo, e che è caratterizzata dalla presenza di città, cioè di entità urbane analoghe, anche se con sfumature diverse, alle città greche, le poleis, fondate nella Magna Grecia, nella parte meridionale. Quindi è una realtà sostanzialmente urbana, caratterizzata da città a volte di grandi dimensioni, come sono ovviamente Roma, Veio, ne abbiamo già parlato, Cerveteri, Tarquinia, Vulci e così via. Possiamo vedere in questa carta l'estensione dell'Etruria dopo la conquista da parte di Roma e di Veio, diciamo dopo il 396. Notiamo subito una serie di cose. Intanto che l'Etruria comprende anche il Lazio settentrionale, diciamo l'attuale provincia di Viterbo e parte dell'Umbria, sulla riva destra del Tevere. Noterete anche, però, che esiste come un'appendice settentrionale nella zona, diciamo, della Romagna, grosso modo, che è il risultato di una colonizzazione etrusca. L'Emilia e la Romagna furono precocemente colonizzate, già in età arcaica, dagli etruschi, che fondarono città come Felsina, Bologna, Marzabotto, ma anche molto più a nord, Mantova, per esempio, che è una città umbro-etrusca, che è celebre per diede origini, diede i natali a Virgilio, tra l'altro. Quindi è un'appendice di Etruria che invade la zona, diciamo, della pianura padana. Questa è una fase ovviamente abbastanza antica, perché nel IV secolo questa situazione si modifica profondamente in seguito alle invasioni dei Galli, che
i Senoni, che occuperanno questa zona settentrionale. Quindi anche questa parte dell'Etruria settentrionale in pratica scompare, almeno sul piano politico. E inoltre da dire che l'Etruria non costituì mai uno Stato, nel senso odierno del termine, ma una somma di piccoli stati, città-stato, un po' come la Grecia, una città con il suo territorio costituiva sostanzialmente uno Stato, e quindi non esisteva una coerenza interna che permettesse di costituire, per esempio, una forza militare tale da opporsi a Roma. Naturalmente le città etrusche crearono alleanze, c'è una tradizione appunto di questi duodecim populi Etruria, di questi 12 popoli dell'Etruria che si riunivano in un loro santuario, sorta di capitale religiosa, il Fanum Voltumne, probabilmente vicino ad Orvieto, e naturalmente però questa alleanza era un'alleanza che non sempre reggeva e che fu poi da Roma in pratica. L'intervento di Roma permise proprio di disgregarla anche creando alleanze interne con città etrusche contro altre città etrusche. Naturalmente è una delle prime zone in cui Roma espanderà la sua conquista. Ecco, questa carta dà un'idea complessiva della situazione di nuovo dell'Italia antica, ma è forse più interessante andare a esaminare l'ultima zona che ci resta, le ultime due zone sostanzialmente. In realtà quella che ci interessa di più è tutto questo settore assiale, questa zona caratterizzata dalla presenza della catena degli Appennini, che appunto a partire da Rimini, grosso modo, dove raggiungono quasi la costa adriatica, venendo giù attraverso la spartiacque tra prima Emilia e Toscana, poi attraverso l'Umbria, tra Lazio e poi Abruzzo, l'attuale Molise, giù attraverso la Basilicata fino alla punta della Calabria. Un asse che caratterizza tutta l'Italia centrale e che caratterizza i popoli dell'Italia centrale, che noi chiamiamo appunto popoli appenninici, popolazioni tutte imparentate tra loro, che, su cui adesso vale la pena di spendere qualche parola. Particolarmente interessanti sono per noi appunto i popoli che possiamo chiamare sabellici con un nome collettivo. Si tratta cioè di quest'area che è compresa fra la Sabina nella parte nord occidentale, l'Abruzzo e il Molise attuali, che è occupata da una serie di popolazioni tutte imparentate tra loro e che tutte si riferivano a una comune origine sabina, e che occupano, che noi distinguiamo attraverso nomi, i Sabini, poi gli Equi, i Vestini, i Marsi, i Peligni, i Marruscini, i Frentani e soprattutto i Pentri, che sono i veri Sanniti. Il centro del Sannio, questa zona che anche diede tanto filo da torcere agli eserciti romani, corrisponde grosso modo all'attuale Molise. Molise interno, non costiero. Bene, la tradizione, diciamo, di questi popoli, la loro stessa tradizione, riferiva a una serie di operazioni che assumono il nome di Ver Sacrum, cioè primavera sacra, la successiva colonizzazione di queste aree partendo dalla Sabina. I Sabini sarebbero in qualche modo il popolo fondatore e attraverso una serie di progressive colonizzazioni, diciamo spostamenti di popolazioni verso sud, i Sabini avrebbero via via creato queste altre popolazioni che poi non si fermano al Sannio Pentro ma continuano più a sud, l'Irpinia, diciamo la provincia di Avellino, gli Irpini sono Sanniti, oppure la Lucania, diciamo la Basilicata attuale, i Lucani sono anch'essi Sanniti e poi anche il Bruzio, l'attuale Calabria, che è occupata sempre da popolazioni sabelliche, a partire, diciamo, dal V secolo in poi per tutto il IV. Questa idea della unità etnica dei popoli sabellici corrisponde perlomeno a un'unità culturale. Sono popoli che parlano tutti una lingua
simile, cioè ci sono ovviamente all'interno di questi vari popoli dialetti leggermente diversi, ma sostanzialmente si tratta di una lingua unitaria che viene in genere definita con il termine lingua osca, potremmo chiamarla anche lingua sannitica. Che si tratti di una cultura unitaria risulta anche dal nome stesso collettivo che queste popolazioni davano a se stesse, che è unica, cioè Safinim. Safinim si può tradurre sia Sabini che Sanniti, in realtà è la stessa parola, quindi sono popoli che si definiscono con un unico termine, questo almeno a partire dal VI secolo a.C., come dimostrano iscrizioni arcaiche di recente scoperta. Questa è una caratteristica culturale, se vogliamo, ma è molto importante anche la caratteristica economica e politica che è dietro questa struttura culturale. Geograficamente si tratta di popolazioni che abitano tutte zone di montagna, sostanzialmente, la zona appenninica, anche se in queste zone di montagna esistono vallate fertili, la piana della Marsica, cioè diciamo la zona di Avezzano, la zona di Sulmona, cioè dei Peligni, tutti però pianori, altopiani che creano qualche problema all'agricoltura, proprio perché ovviamente d'inverno nevica, si tratta di zone molto fredde, e quindi l'agricoltura è esistente naturalmente, ma piuttosto marginale in queste zone. È un'agricoltura sostanzialmente di sussistenza. Il vero elemento economico centrale che struttura queste società è certamente, fin dalle origini, la pastorizia transumante. Si tratta di allevamento soprattutto di ovini, ma anche di bovini, che non possono svernare proprio per il loro numero straordinario nelle zone interne, montagnose, e quindi devono per forza spostarsi nella stagione invernale in zone costiere. Questo fatto, cioè la transumanza orizzontale, cioè la transumanza di lunga distanza, ha costituito sempre, fin quasi ai nostri giorni, una costante di queste popolazioni. La transumanza tra Abruzzo, Molise, Pascoli estivi, Puglia, Pascoli invernali, è una costante che attraversa praticamente tutta la storia antica e tutta la storia moderna fino ad epoca recentissima. Esistevano anche altri assi, per esempio tra la Sabina e il Lazio, tra la zona della Marsica e il Lazio meridionale, diciamo la provincia di Frosinone. Comunque è una costante. Questo significa che una pastorizia itinerante costituisce la struttura economica di queste popolazioni. Come si capirà agevolmente, questo tipo di economia non rende possibile la creazione di centri stabili, cioè di vere e proprie città. Le città, nel mondo antico, che sono legate al loro territorio, richiedono un tipo di produzione che permetta un'accumulazione di prodotti diciamo, di consumo non al di là del consumo immediato, ma anche per permettere una, come dire, una gerarchia complessa della società. Non tutti lavorano per la semplice produzione, ma ovviamente ci sono specialità tecniche, artigianali o altre, o anche religiose, che non producono direttamente, che quindi gravano sui produttori, sui contadini. Quindi questa gerarchia sociale richiede una sovrapproduzione tale da rendere possibile la stanzialità e l'articolazione sociale che costituisce il carattere precipuo di quello che noi chiamiamo la città. Popolazioni itineranti, periodicamente itineranti, non possono arrivare normalmente alla costituzione di veri e propri centri urbani stanziali, stabili, proprio per il tipo di economia, il che non significa ovviamente che si tratti di popolazioni in quanto tali povere. Il grande allevamento, specialmente nel mondo antico, è un grande accumulatore di ricchezze. Lo sappiamo. Addirittura il termine romano per indicare la ricchezza, il denaro, è pecunia, quindi è collegata con il bestiame. Il bestiame è proprio una forma addirittura di moneta, quasi. Però, naturalmente, si tratta di un tipo di, come dire, di produzione, di un struttura economica che non permette la città e quindi non permette tutte quelle articolazioni culturali che da sempre sono proprie della città. Questo caratterizza la totalità di questi popoli, che quindi sono sotto un certo aspetto popoli del sottosviluppo.
rispetto alle grandi popolazioni della costa, greci, campani, romani, etruschi. Tutto questo naturalmente dà luogo a, questa è la zona appunto del Sannio Pentro, diciamo il Molise centrale, e come vedete esiste in questo territorio tutta una serie di centri indicati con questi punti scuri che non sono città, sono sostanzialmente fortificazioni. Voglio dire che l'articolazione sociale, politica e amministrativa di queste società, che non è basata su città, è, come dire, dissolta sul territorio. Cioè quello che in una città è unificato e gravita sullo stesso territorio, quindi città al centro, territorio intorno, quindi le mura, la fortificazione, il foro, il centro economico e politico, i templi, i luoghi della politica, i luoghi dell'amministrazione, i luoghi dell'economia. Tutto questo è riunito in un'unità, come dire, strutturata e funzionale che noi chiamiamo città. Tutto questo invece è disperso sul territorio, non è concentrato. Quindi le stesse cose noi le troviamo. Ci sono ovviamente luoghi della politica, luoghi dell'amministrazione, luoghi della religione, luoghi del commercio, luoghi dell'abitato, ci sono difese, ma sono tutte sparse. Quindi il luogo dell'abitare, per esempio, consiste in una serie di villaggi, vici. Quindi è un modo di abitare sul territorio sparsi. Quindi non è più il territorio un elemento, diciamo, che si evidenzia in rapporto con la città, strutturalmente legato, cioè la città e il suo territorio, che è anche il suo luogo di produzione. Ma è invece, quindi l'elemento dominante è il centro urbano. L'elemento dominante è la campagna, cioè l'abitato è una funzione del territorio. In una città invece è il territorio che è una funzione della città. Quindi c'è un capovolgimento della struttura, il che fa sì che ci siano appunto villaggi sparsi, che ci siano luoghi santuari, che ci siano mura di difesa, ma tutto questo distinto e ne mostreremo alcuni esempi. Il guerriero di Capestrano è una celebre statua oggi conservata al Museo di Chieti, che rappresenta un guerriero sabino. Dall'iscrizione, anzi, si può dedurre che quasi certamente si tratta di un re, il che giustifica anche le straordinarie dimensioni e la qualità della scultura. Quindi ha il cardiofilax, questo elemento di difesa che protegge il cuore, la spada, l'elmo, eccetera, e due aste. Siamo nel VI secolo a.C. Più tardi, vediamo invece come si presentava un guerriero sannita, si tratta di una statuetta in bronzo conservata al Louvre, che appunto appartiene alla fase proprio delle guerre sannitiche, IV-III secolo a.C., cioè del grande scontro tra Roma e il Sannio. L'armatura è modificata, qui invece di un solo elemento a protezione del torace ce ne sono tre, e ci sono poi gli scrigneri, l'elmo, eccetera, ed è appunto il Sannita di IV-III secolo. Il problema centrale è, in una società che abita sparsa sul territorio, qual è il luogo della politica? Cioè, appunto, il luogo dove si svolge tutta l'attività, elezione di magistrati, di governo, diciamo, e anche giurisdizionale, i processi, e anche di lega, di leva militare, per esempio. Dove avveniva tutto questo se non c'era una città con una sua piazza dove tutto questo potesse avvenire? Certamente in luoghi, diciamo, di enorme importanza che sono i santuari. I santuari, i grandi santuari, diciamo, etnici, sono il luogo della politica. Il santuario di Pietrabondante, nel Sannio Pentro, al centro del Molise, costituisce forse l'esempio più straordinario di questo tipo di struttura. Il tempio è costruito, cioè il complesso dei templi più esattamente, comprende due templi, quindi, un teatro e una serie di altri edifici minori. Si tratta ovviamente di un luogo di culto.
ma si tratta poi soprattutto anche di un mercato, un luogo di mercato e di un luogo, ripeto, della politica. Il teatro non è solo, come in Grecia del resto, il luogo dello spettacolo. Teniamo sempre conto che il teatro è il luogo dello spettacolo legato al tempio, alla religione, ma è anche il luogo delle riunioni pubbliche, delle assemblee. Quindi questo è, come dire, la capitale del Sannio-Pentro. Intorno quasi non c'è abitato, no? È un'entità separata che costituisce appunto il luogo della politica, dell'amministrazione, oltre che della religione e dell'economia. Vediamo alcuni dettagli di questo straordinario luogo. Uno dei più bei luoghi archeologici d'Italia, dove si vede il grande tempio preceduto dal teatro che domina la valle centrale del Molise e ad un'altezza di più di 1.000 metri, che è di per sé simbolica anche della sua importanza, appunto, che ripeto, un'importanza politica. Una visione del teatro che, ripeto, è anche, oltre che teatro, luogo dell'assemblea, comizio, luogo anche della. Ovviamente della leva militare, un dettaglio del teatro perfettamente conservato, il tutto è stato costruito, ricostruito in forme monumentali intorno al 100 a.C., probabilmente da architetti campani, e una ricostruzione in prospettiva del complesso Tempio-Teatro, di cui abbiamo visto prima le fotografie. Vediamo qui la rete dei tratturi, si tratta di tratturi moderni, utilizzati fino quasi a oggi, ma che ricalcano esattamente, in gran parte, i tratturi antichi. C'è una continuità economica, costituita dalla pastorizia transumante, che continua a riprodursi fino ai giorni nostri, con qualche interruzione, ma sostanzialmente sugli stessi percorsi. Sono i tratturi che uniscono la zona appenninica, diciamo, dell'Abruzzo e del Molise, soprattutto del Molise, con la zona della Puglia attuale. Naturalmente, l'altro luogo centrale è costituito dalle fortificazioni. In caso di attacco, le popolazioni sparse si rifugiano in luoghi alti, in sommità montagnose, spesso a più di 1.000 metri, comunque fra 800 e 1.000, che sono contraddistinte da grandi cinte urbane. Questa cinta è quella di Terravecchia, cioè l'antica Sepino, ed è una grandiosa cinta muraria in opera poligonale, di cui vediamo qui un dettaglio con porte. Vediamo, questo è il nome attuale Terravecchia, il nome antico è Sepinum, è la Sepino Sannitica. E poi un'altra grande fortificazione è quella di Morcone, sono tutte fortificazioni di IV, III secolo a.C., del periodo delle guerre sannitiche, e sono fortificazioni vuote, cioè all'interno non c'è nulla, o quasi. Non ci sono case, non ci sono templi, c'è un elemento della città, ma separato dagli altri. Questa città di Sepinum, Terravecchia, poi in età romana, avrà un suo sviluppo urbano ed è quanto vediamo. Cioè, nel luogo del mercato, che si trova ovviamente sul tratturo, tratturo moderno come il tratturo antico, dove si faceva evidentemente il commercio, soprattutto il commercio delle pecore, si tratta di un forum pecuarium, in età augustea viene costruita interamente una piccola città. Una città, la città di Sepinum, poi abbandonata, piccolissima, che praticamente da una porta si vede l'altra, e minuscola, che è un municipio romano, come dire, creato in modo del tutto artificiale. Roma, dove arriva, importa il suo modello che è la città. Ma la struttura, diciamo, economica del luogo non permette la creazione di città che poi abbiano un avvenire. Tutte queste pseudocittà, fondate dai romani per motivi amministrativo-politici, scompariranno tutte nel Medioevo. Il luogo di Sepino è ancora oggi straordinario perché la zona è occupata da fattorie e praticamente gli animali da cortile, le mucche e i maiali, passeggiano sul lastricato perfettamente conservato del foro romano, che è quello che vedete, del foro della città e del mercato, e in fondo vedete appunto le colonne della basilica. Questa mescolanza di rustico moderno e di raffinato antico
è affascinante e ha fatto scrivere una bellissima pagina a Piovene nel suo viaggio in Italia. Possiamo vedere alcuni altri dettagli della città. La porta sud, porta di Benevento, che si apre, come vedete, sull'asse principale della città, l'asse nord-sud di Cardo Maximus, che in realtà è il tratturo, il percorso urbano del tratturo, e poi a nord la porta di Boiano, in direzione appunto di Boiano, sempre aperta sul tratturo, porta monumentale con l'iscrizione che ci dice che fu costruita a spese del futuro imperatore Tiberio e del fratello Druso, quindi siamo intorno al passaggio di era, intorno all'anno 0, 1, 2 d.C. Ecco, il complesso delle mura e del teatro, sempre Boiano, ci dice appunto che la città era in pratica occupata da una serie di edifici pubblici, quindi una città in senso completo, almeno sul piano formale, il foro, le grandi strade, il mercato, le porte, le mura, il teatro, la basilica, cioè tutto quello che fa, come dire, l'arredo esterno, la facciata di una città è qui presente, ma è una città piccolissima, del tutto artificiale e appunto appena cessa la tensione diciamo, dell'amministrazione centrale romana viene rapidamente abbandonata. Quindi non corrisponde alla struttura del territorio che ancora oggi del resto è una zona di villaggi sostanzialmente, il Molise. Questo è dunque l'aspetto dell'area appenninica che costituirà l'osso più duro da rodere per Roma, non a caso proprio perché, come dire, era l'alternativa, il modo, l'habitat opposto a quello che caratterizzava le città della costa tirrenica. Le guerre sannitiche, che si prolungheranno per un tempo lunghissimo, costituiranno appunto il momento più difficile della conquista romana dell'Italia. Più a nord troviamo una carta dell'Umbria antica che corrisponde, come vedete, alla zona orientale dell'Umbria attuale a sinistra del Tevere e comprende anche una parte dell'Ager Gallicus, cioè della zona adriatica, costiera, diciamo fra la zona nord delle Marche, sostanzialmente fino all'inizio, fino a Rimini quasi. Ecco, una carta quindi della Umbria e una carta della zona più a nord di quello che sarà poi l'Ager Gallicus ci dà un'idea di una regione un po' a mezza strada tra la zona appenninica e la zona costiera, una zona in cui lo sviluppo è più tardo, però si arriva a una fase per quanto iniziale di urbanizzazione. La zona a nord-est, est e nord-est dell'Umbria, diciamo le Marche settentrionali e la Romagna sostanzialmente, a partire dal IV secolo a.C., se non prima, viene occupata da popolazioni celtiche, i Galli Senoni, che resteranno in questa zona fino al momento della conquista romana, fino all'inizio del III secolo, e daranno a questa zona il nome di Ager Gallicus, territorio gallico. Quest'area è molto interessante per quanto riguarda appunto lo sviluppo successivo della conquista romana e su di essa torneremo in dettaglio, come del resto anche sull'Umbria, nelle lezioni successive. Si tratta infatti del punto dove come dire, la distanza culturale tra Roma e la popolazione conquistata è massima e che porrà i problemi più gravi, ovviamente militari. Conosciamo l'immaginario collettivo romano che aveva nei Galli il nemico per eccellenza, ancora per lungo tempo. Ma non solo sul piano militare, sul piano proprio di livello di civiltà, insomma, in qualche modo. Questo naturalmente richiederà una trattazione più dettagliata che faremo più avanti. Per ora concludo questa seconda lezione, che è uno dei due elementi di un discorso complesso che comprende anche la lezione successiva, la terza lezione, come dicevo all'inizio, in cui dovremo esaminare l'altro polo di questo rapporto,
prima che questo incontro avvenga. Abbiamo esaminato il territorio italico, che sarà oggetto della conquista romana. Esamineremo nella prossima lezione la situazione invece di Roma prima che questa stessa conquista abbia inizio, cioè la situazione di Roma arcaica, per ricostruire appunto questo rapporto complesso che chiamiamo conquista e romanizzazione.